Ha chiesto di intervenire su questo ordine del giorno l'assessore Meleo. Prego, assessore. Sì, silenzio in aula, cortesemente. Allora, chiedo gentilmente a chi vuole ascoltare il consiglio, è il benvenuto, chi è venuto per impedire la prosecuzione dei lavori può uscire. Invito il personale presente ad assicurare il silenzio. Prego, assessore. Grazie, grazie per questa parola. Allora, vorrei dire che mi sorprende molto l'intervento della consigliera Piccolo, ma semplicemente perché quando mi si chiede chiudete i bilanci 2015-2016, io quello che mi chiedo è: qualcuno di voi si ricorda perché i bilanci 2015-2016 non sono stati ancora chiusi? Forse perché nella precedente amministrazione PD non c'è stata una presa di posizione netta su dove dovessero essere collocati i costi legati all'alta sorveglianza, se quindi dovessero essere imputati a quadro economico o dovessero essere imputati in convenzione, quindi interamente sulle spalle di Roma Capitale. Vi ricordate perché Tronca a dicembre 2015 ha pagato 15 milioni di debiti fuori bilancio a seguito di un'ingenzione presentata da Roma Metropolitane? Questo perché evidentemente la giunta precedente non ha preso una posizione riguardo questa imputazione di questi costi dell'alta sorveglianza, quindi ancora senza esprimere una posizione, cioè questi costi chi li deve sostenere? Tutti i 100% Roma Capitale oppure vanno in quadro economico e devono essere divisi tra tutti gli enti finanziatori? Quindi onestamente che adesso mi si dica che io devo chiudere questi bilanci lo trovo piuttosto, come dire, sopra le righe, piuttosto divertente, anche perché evidentemente io sto cercando di risolvere quello che l'amministrazione precedente non ha fatto, sto mettendo le mani su questo tema e sto arrivando fortunatamente a conclusione, quindi sicuramente a breve avrete questa chiusura dei bilanci, non certo grazie ai tre anni precedenti in cui c'è stata l'amministrazione PD. Oltre a questo mi stupisce anche quando mi si dice tutelare i lavoratori di Roma Metropolitane, per questi stessi motivi non mi risulta che, ripeto, siano state prese posizioni definitive negli anni precedenti che consentissero anche di effettuare un sereno piano industriale e quindi un sereno ripensamento a quello che doveva essere il futuro dell'impresa, senza poi considerare tra l'altro che molte opere sono ancora non iniziate, non certo per la colpa dell'amministrazione Raggi o dell'amministrazione a 5 Stelle. E mi faccio riferimento ai corridoi Laurentina. Quei corridoi erano fermi da anni, così come i corrispondenti filobus su cui il PD si è divertito tanto a fare attività da avvoltoio perché ci godeva il fatto che ci fossero dei guasti che erano fisiologici, visto che i filobus erano rimasti fermi in un deposito all'aperto per ben 4 anni. Quindi io trovo vergognoso quello che è successo da parte vostra. Avete determinato degli sprechi e non avete avuto il coraggio voi nella precedente amministrazione di porre rimedi a questo. Siamo arrivati noi, ci abbiamo messo le mani e li abbiamo rimessi in funzione. Così come questa amministrazione, io e i miei uffici, abbiamo rimesso in moto anche il corridoio Tordecenci e Torpagnotta, cosa questa che era ferma da anni. Quindi parlare un po', come dire, di immobilismo da parte di questa amministrazione sulle opere mi sembra piuttosto, come dire, grave. E vi dico anche che per quanto riguarda le linee di metropolitana, ricordo anche la questione del prolungamento della metro B da Re Bibbia a Casal Monastero. Ricordo infatti che c'è un contratto firmato nel 2012 in cui assegnava a Unati di Imprese la realizzazione di questo tratto di metropolitana, tra l'altro che era diciamo appalto che è stato aggiudicato anche attraverso il pagamento di aree, quindi c'erano dei pagamenti attraverso aree edificabili, che al momento sono indisponibili e che probabilmente lo erano anche all'epoca. Quindi mi chiedo come mai le precedenti amministrazioni non hanno risolto questo tema su cui io adesso e l'amministrazione e i dipartimenti stanno mettendo le mani. Quindi insomma direi che prima di presentare ordini del giorno di questo genere forse sarebbe il caso che i consiglieri PD si interrogassero su quello che hanno fatto negli anni in cui c'è stato Marino, perché se, come dire, avessero fatto qualcosa sicuramente non c'era neanche necessità di votare questo ordine del giorno. Grazie.